Crisi e consumi, l'incoraggiamento dei saldi, i primi consuntivi delle vendite, il videogiornale in alcuni negozi della città. Gloria Scafè. L'estate si fa desiderare per il riposo e per il mare. Chissà se l'estate si rende desiderabile anche per l'arrivo dei saldi. Cominciati già da 2 settimane, i saldi estivi sono considerati dai commercianti quale spiraglio di luce per le vendite sopite dalla crisi. Le tasche degli italiani continuano ad esserne appesantite, tanto che secondo un sondaggio di Confesercenti su consumatori e commercianti, nei primi 15 giorni dei saldi un italiano su 3 ha fatto acquisti, mentre il 38% dei connazionali lo farà nelle prossime settimane. Intanto ad Agrigento, ad alcuni esercenti, abbiamo chiesto un primo consuntivo di questo periodo di saldi. Ormai tutti aspettano i saldi dato la crisi che abbiamo. Certo, rispetto al presaldi si vende più con i saldi che prima. Rispetto all'anno scorso più o meno siamo la stessa cosa, né più né meno. E se le paragoniamo al periodo di saldo invernale? No, sicuramente d'estate si vende molto di più, anche perché c'è molta più gente rispetto alla stagione autunno-inverno. Dunque un saldo effettivamente incentivo per la spesa. Sì, sicuramente. Il saldo estivo ci aiuta nella vendita, sia perché ci sono molti migranti che scendono dall'estero e vogliono spendere perché hanno ancora la mentalità a lasciare i soldi nel nostro paese, e sia perché spinge sempre un po' in più alla gente nell'acquisto della merce. Poi in base al prodotto qualità le persone riescono a convincere. C'è da vedere più che altro il bisogno della persona, perché se la persona ha il bisogno in base al tipo di prodotto spende i soldi li fa trovare per la spesa. In questo periodo è stato un po' così, diciamo che va meglio rispetto alle vendite normali. Però comunque il calo comunque si vede comunque rispetto agli altri anni. Un consuntivo vendite, diciamo che non c'è stato un grande afflusso, ecco. Abbiamo avuto anche noi un calo circa il 10% rispetto allo scorso anno, quindi sarà per la crisi, non abbiamo avuto tanto riscontro nel 2014 rispetto al 2013. Nelle vendite il piatto della bilancia ha dunque una oscillazione incerta. Ascoltiamo invece il parere dei consumatori. Aspettiamo questo, aspettiamo i saldi per poter acquistare. Con questa crisi che c'è, senza saldi non è che si può comprare più. Io veramente lo condanno il saldo, perché dovrebbero fare dei prezzi tutto l'anno, dei prezzi modici, dei prezzi giusti, cercare di portare la gente a comprare tutto l'anno, non aspettare i saldi, non ha senso. Quindi lei giudica effettivo il saldo rispetto alla vendita nel periodo canonico o no? Sì, ma alla base le cose, il prezzo di base, fa il saldo, bisogna vedere il prezzo, se la merce ci vale. In questo periodo di saldi ha acquistato di più? Sì, devo dire sì, rispetto agli altri periodi dell'anno sì. Ecco, lei trova effettivo il saldo, dunque la convenienza rispetto al periodo canonico di vendita? Ultimamente bisogna stare molto attenti perché insomma anche voi ci informate per fortuna di tutte le cose che succedono, per cui guardiamo prima i prezzi e poi controlliamo se effettivamente il saldo è vero, e quando sono veri acquistiamo, se no no.